Nella piana di Gioia Tauro doveva sorgere il quinto polo siderurgico d'Italia, ma in realtà non è mai stato completato. Esiste solo il porto di Gioia Tauro, uno dei maggiori nodi di smercio del narcotraffico internazionale, principale fonte di guadagno dell'andrangheta calabrese. Il porto è diventato perciò il simbolo stesso del potere dell'andrangheta. In Calabria e nelle altre terre di mafia c'è un giro d'affari illeciti pari ad almeno 30 miliardi di euro l'anno. La Calabria è anche una delle regioni italiane con il maggior numero di beni confiscati alle mafie e allo stesso tempo una delle aree più povere d'Europa, in cui il tasso di disoccupazione ha dei livelli altissimi. Ma la Calabria non è solo terra di mafia. Esistono persone che non si arrendono e che vogliono cambiare la mentalità di questi luoghi. Come si può coltivare la legalità? Questa che vi raccontiamo è l'esperienza di 5 ragazzi della redazione del Blogos, che, partiti da Casalecchio di Reno, hanno partecipato per una settimana al campo di lavoro estivo organizzato dalla cooperativa Valle del Marro Libera Terra, nella piana di Gioia Tauro, e precisamente a Polisteno. Ogni anno Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, organizza dei campi di lavoro estivi nei terreni confiscati alla mafia, terreni che vengono assegnati alle cooperative sociali grazie a una legge del 1996 promossa proprio da Libera. I partecipanti lavorano come volontari a fianco dei soci delle cooperative e allo stesso tempo seguono un percorso di educazione alla legalità. I campi di Libera sono importanti per dare un segnale concreto, di forza, nella lotta alla criminalità organizzata e alla mentalità mafiosa. Don Pino De Masi è da anni l'anima della Calabria che ha voglia di cambiare e di sperare in un futuro migliore. Don Pino, in prima persona, si è esposto per denunciare i soprusi commessi dall'andrangheta. Fino ad alcuni anni fa, la percezione che aveva la gente della mafia non era quella di un male, di un cane, ma di una cosa buona. La gente deve capire che la mafia è contro di loro, contro il bene comune, che fa solo i suoi interessi. Allora noi dobbiamo lavorare per questo. La piana di Gioia Tauro ha forza di bello anche questo, che c'è una forte presenza della mafia, ma in questi anni c'è stata una forte presenza di antimafia. Tutto quello che fa consenso è buono per la mafia, così anche per l'antimafia. 20 anni fa è nato uno slogan: restare per cambiare, cambiare per restare. Cioè restiamo in Calabria per cambiare la Calabria, ma per cambiare la Calabria dobbiamo cambiare noi, cioè lasciarci da parte la mentalità mafiosa. Quando parliamo di mafia, noi dobbiamo tenere a mente 3 capacità. La capacità di associarsi e di mantenere nel tempo una stretta coesione. La capacità di penetrare nell'economia e nelle istituzioni. La capacità di proiettare al di fuori della propria associazione le proprie regole, la propria subcultura, i propri codici. Tutto quello che è associazione a delinquere ma non presenta queste 3 caratteristiche insieme non è mafia. I mafiosi stessi, che danno di sé una propria rappresentazione, hanno scelto come immagine di questa gerarchia quella dell'albero della scienza. Immaginate un albero, una quercia. Le radici sono il capo bastone, che si chiama anche Mamma Santissima, e colui che ha potere di vita e di morte su tutti gli affiliati. Il tronco è rappresentato dagli sgarristi, che sono quelli che si sono specializzati in determinati crimini. Per il fusto sono i grossi rami, rappresentati dai camorristi, i piccoli rami, i ramoscelli, sono i picciotti, cioè sono gli indranghetisti da poco, tra virgolette, battezzati. Le foglie che si staccano dall'albero sono gli infami, cioè i traditori dell'organizzazione, quelli che cioè hanno violato il giuramento di fedeltà all'organizzazione. L'andrangheta è oggi una delle organizzazioni criminali che dispone di maggiori capitali, una mafia liquida che senza omicidi eclatanti è riuscita ad infiltrarsi a tutti i livelli della società. Per questo motivo, i metodi per contrastarla devono essere altrettanto fluidi e articolati. Pensiamo, ad esempio, alla struttura di Libera, un'associazione di 1200 associazioni, unite in rete, ognuna radicata nel proprio territorio. Io credo che la lotta alla mafia è innanzitutto un'operazione culturale, è un'opera di coscientizzazione e una rivoluzione culturale.
bisogna informare, formare e poi testimoniare. Informare, quindi la gente deve sapere quello che accade, perché accade. Formare, quindi aiutare la gente a scegliere da che parte stare, quindi aiutare la gente a lasciarsi da parte una mentalità mafiosa, perché qui nelle nostre zone spesso è più pericolosa la mentalità mafiosa della mafia stessa, perché la mafia, l'andrangheta va avanti grazie a quest'humus che è la mentalità mafiosa, una mentalità fatta quindi di connivenze, di silenzi, poi testimoniare veramente da che parte si sta. Lo Stato ha prodotto delle leggi specifiche per contrastare la mafia. La legge Rognoni-La Torre, approvata nel 1982 dopo l'omicidio dello stesso Pio La Torre. Questa legge punisce tutti coloro che fanno parte di un'associazione mafiosa e prevede il sequestro e la confisca dei beni degli stessi mafiosi. Nel 1996 è stata approvata invece la legge 109, che stabilisce il risarcimento sociale delle comunità di terre di mafia. Cioè, i beni confiscati, tornati di proprietà dello Stato, possono essere riassegnati alle cooperative sociali. Questa legge ha come principio il risarcimento sociale. Cioè, la mafia ha sottratto sviluppo, attraverso quelle ricchezze bisogna creare sviluppo. La Valle del Marro gestisce adesso 80 ettari di terreni confiscati, creando sviluppo e occupazione, occupazione vera, in terra di mafia. Il primo caso di applicazione, però, risale solo al 2001, sempre grazie a un'iniziativa di Libera. In Sicilia, nel Corleonese, nasce la prima cooperativa sociale che opera su beni confiscati, la Placido Rizzotto Libera Terra, una cooperativa sociale di tipo B che punta al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e che inizia a coltivare e produrre pasta e vino. Pochi anni dopo, dal 2001, il 2003, Libera decide di fare un ulteriore investimento, un ulteriore passo in avanti, promuovendo un altro progetto in Italia, e lo fa proprio qui in Calabria, nella piana di Gioia Tauro. Questo progetto poi porterà alla nascita della nostra cooperativa nel dicembre 2004. E grazie a tanta gente che non solo crede, ma è convinta che si può anche rimanere in Calabria, che si può fare attività agricola, che si può lavorare su un terreno confiscato e che tutte queste cose possono portare ad ottenere dei buoni frutti. Ogni anno la cooperativa ospita i campi della legalità, organizzati da Lega Ambiente e da Libera, per promuovere la cultura della legalità e dell'ambientalismo. I volontari vanno nei campi di melanzane, peperoncini e ulivi per dare una mano ai soci della cooperativa a coltivare i prodotti. Tutte le coltivazioni sono di tipo biologico, perciò richiedono molta manodopera. L'aiuto di ogni volontario è prezioso per la cooperativa. Quest'anno i campi della Valle del Marro erano dedicati a Fortunato Seminara, scrittore calabrese nato a Maropati nel 1903 e morto nel 1984. Seminara fu sensibile alle tematiche sociali che riguardavano le condizioni dei contadini della piana e fu uno dei primi a sollevare la questione della criminalità organizzata calabrese. A Maropati, la Fondazione Seminara si impegna a divulgare le idee dello scrittore per sensibilizzare le nuove generazioni sulle problematiche che riguardano i loro territori. Fu sua scelta di vita non abbandonare mai la Calabria, non abbandonare mai questa sua terra. Il Mezzogiorno d'Italia come espressione geografica non mi appartiene, ma c'è anche un mezzogiorno maturato nel mio intimo che porto nel cuore e nei pensieri, come un'essenza vitale. Mi appartiene la Calabria, estremo lembo del Mezzogiorno, mia patria, nella quale ho le mie radici e della quale ho celebrato le bellezze, le fatiche, le feste e i lutti, gli amori, le esaltazioni religiose, della quale ho messo a nudo le ferite e alle cui secolari sofferenze ho dato una voce. All'interno dell'esperienza del Blogos, nel suo campo in Calabria, si è anche svolto un laboratorio di web radio. Ai ragazzi di Polistena, che durante l'anno svolgono un percorso di educazione alla legalità, abbiamo dato alcune indicazioni pratiche per come dare voce a chi non ha voce e rendere possibile la nascita di una loro web radio, Radio Libera Voce. Ciao, sono Stefano. Un saluto a tutti gli amici radioascoltatori da Radio Libera Voce, la radio nata per denunciare i fenomeni mafiosi. Per oggi è tutto, riposto la linea a Gianluigi. Voglio ricordare a tutti i nostri amici che per ogni curiosità, approfondimenti e per ascoltare tutti i servizi di Radio Libera Voce potranno consultare il sito www.radioliberavoce.it.
della Calabria purtroppo i mass media si interessano solo dell'omicidio eclatante, degli aspetti negativi. La Calabria non è tutta mafia e non è solo mafia. La Calabria è fatta di tanta gente onesta che vuole voltare pagina. Questo tipo di rapporti che si è creato con i campi di lavoro aiutano intanto a capire che i problemi sono comuni e che tutti siamo sulla stessa barca e tutti stiamo lottando. Della Calabria si parlasse anche in positivo, cioè si facesse emergere le cose buone che ci sono, i piccoli segni o piccolo grandi segni di cambiamento.